Buon pomeriggio, niente, oggi sarò il vostro incubo, essendo una giornata interlocutoria. Vi dico soltanto che a pranzo, perché il tutor deve andare al lavoro, ma stamattina, nonostante l'antibiotico, sia sotto di nuovo antibiotico da 8 giorni, 7-8 giorni, 3 antibiotici al giorno, stamattina aveva 39 di febbre e quindi bella l'inquadratura della borsa di cui si sa. E quindi non è andato a lavoro. Però adesso devo uscire per andare dal medico e andare a prendere altre ricette. E allora, le sabbie mobili, guardate in copertina, avevo caricato il video con gli audio pucciosi e sempre il mio canale Vilma Di Giovanni, l'altro associato, La community della regina, wow, ma ti credi intelligente? Ma sì, insabbiate, insabbiate le sabbie mobili. Cioè, parlate da soli. Comunque sia, ho registrato un mukbang. Mi sentivo Chiara D'Alessandro, giuro. Inquadrando le mani, c'è la cofana di pasta del tutor. Niente, ho visto che vi è piaciuta la canzoncina la Despacito cantata da Dado. Io coi soldi spicci che in tasca mi avanzano, compro la Sicilia e la Sardegna. Io sono un po' Briatore e un po' Montezemolo, ho la Ferrari con gli interni in legna. Arricchito, col click su YouTube io ho messo arricchito. Craccolo ingaggiato, ma non ha capito che deve far mangiare il cane inferocito. Ripulito, io sono un cafone che si è ripulito. Comunque sia, veramente col vostro comportamento, cioè vi vergognate di voi stessi, fate bene a vergognarvi. Il problema è che è inutile mandare falsi avvertimenti per il copyright, il problema è che quelle cose le avete dette, le avete fatte e ne dovete rispondere in tribunale. Arrivo, arrivo, stavo. Oi, oi, vieni un po'. Hai sentito? Sto registrando sto pezzettino. Hai sentito quegli audio simpatici di stamattina in cui si augurava a me e ad altre persone la sterilità e le minacce di morte la community della ha fatto ha mandato l'altro avviso per copyright. Io a costo di perdere. Vabbè, io devo andare. Sì, ok, vengo a metterti la medicazione. Ok ragazzi, fate bene a vergognarvi di quello che avete fatto, peccato che vi state. Potrei utilizzare una frase già sentita, scavando la fossa da soli, ma legalmente, legalmente. Buon bagno nelle sabbie mobili. Mamma mia, mi sembrate, percepisco il vostro essere leoni in gabbia, come leoni in gabbia. Perché non potete più urlare, non potete più fare dare di matto. E allora per sfogarvi avete scelto questo metodo che vi butterà ancora di più nelle sabbie mobili. Un bacio, ragazzi. Ciao.